Buonasera. Buonasera a tutti. Dici nome, cognome? Cosimo Terrone. Dove abiti? Abito a Milano. Ho 46 anni, sono un ingegnere elettronico, lavoro in Telecom Italia come progettista di reti, network, connettività. Sono anche un certificatore energetico, mi occupo anche di energia. E che zona di Milano? Zona 2, quindi conosco Alessandro Battaglia, Laura Farinella, tutto il gruppo della zona 2. Okay, quindi hai già collaborato con loro? Sì, sì, ho collaborato ultimamente pochissimo perché ho un po' di impegni lavorativi che non mi consentono di seguire il lunedì sera, perché loro si incontrano il lunedì sera. Ti definisci attivista? Come hai fatto l'attivista nel caso? Ma io, allora, sono un attivista nel senso che faccio l'attivista nel mio ambiente di lavoro. Cioè, guardo i miei colleghi, parliamo di programma del Movimento 5 Stelle e quello che riesco a fare anche nella mia zona, voglio dire. Non ho partecipato a molti banchetti, ecco, quello sì. Si è dato più da fare sui meetup? Sì, molto in rete, ecco, quello sì. Ok, ti faccio qualche domanda, sì. Così. Sai che è stato fissato un compenso di 2.500 euro? Qualcuno... So che è stato fissato un compenso di 5.000 euro lordi. Sì, 2.500 euro. Qualcuno ha proposto di commisurare lo stipendio allo stipendio che si prendeva al lavoro precedente la carica di consigliere. Cosa ne pensi? Ma io ritengo che quello che si è detto a livello di movimento va benissimo. Cioè i 2.500 sono uno stipendio sufficiente per l'attività che uno va a svolgere. Ok, facciamo finta che tu sia eletto. Sì. E un altro consigliere utilizza uno dei privilegi del suo ruolo per una necessità personale, quindi utilizza delle visite gratuite o qualcosa del genere. Come ti comporteresti? Ma io non posso fare altro che far presente al collega che i principi del movimento sono altri e che sarà fuori strada, è fuori strada rispetto a quello che il movimento ha sempre sostenuto. Ecco. Ok, un'altra domanda. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto alla possibilità di continuare a svolgere la tua professione nel momento che diventi anche consigliere regionale? Ma io sono un dipendente, quindi posso godere tranquillamente dell'aspettativa. E penso anche che l'impegno di un consigliere debba essere portato a termine per le ore che servono. Quindi dubito che qualcuno riesca a portare avanti entrambe le attività. Ok, quanto tempo dedichi al giorno per informarti e su che cosa ti interessa di più informarti? Ma io appena posso, appena stacco da lavoro, mi informo su varie tematiche. Io faccio parte anche di un'associazione che si chiama Consumo Responsabile e quindi si occupa anche di sostenibilità, di riciclo e di riuso di materiali. E quindi sono costantemente, dormo, 8 ore dormo e poi sono costantemente alla ricerca di informazioni per tutto quello che può servire sia nel contesto, diciamo, del movimento, ma anche a livello, diciamo, di crescita personale. Perfetto, sei stato rapidissimo. L'ultima domanda, sei candidato anche per la presidenza? No, solo al consiglio. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.